Ciao a tutti ragazzi, Bellani, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Hollow Knight. Dunque, nell'ultimo video ho iniziato la città delle lacrime, è già 12 ore di gioco, vabbè, non che siano tante, però. Dicevo, abbiamo iniziato la città delle lacrime, ho potenziato lo spirito vendicativo, adesso com'è che si chiama, che non mi ricordo mai. Abbiamo preso appunto Anima d'Ombra, ora dobbiamo proseguire e andare a fare il boss della zona. Allora, il boss della zona dovrebbe essere appunto nel sacrario delle anime, se non vado errato. Allora, Namu, stavo bevendo, perdonatemi. Sul canale ultimamente ho portato anche Aero Fighters 2 e Shock Troopers, due retro game bellissimi, se volete recuperare il video. Salve. Questi non sono forti. Ecco, invece il nemico molto forte, secondo me, che vi ho fatto vedere l'altra volta, che tra l'altro quasi ci lasciavo le penne, è Guerriero delle Anime. Questo è molto forte, in più erano apparsi anche l'insangue insieme a lui ed è un casino. Allora, vediamo la mappa perché... Ok, di qua. Sì. Che meraviglia le host della città delle lacrime. Anche questa, del sacrario delle anime, la adoro questa host. Favolosa. Ah, merda! Ma no, ho schivato a sinistra, perché? Questi qua, ragazzi, come già ho detto più volte, li odio, eh. Per ora, fortunatamente, avete visto, è bastato un colpo dell'anima d'ombra più un colpo da culo per abbatterlo. Appunto perché adesso è più forte, no? La magia. Quali sono veramente dei rompicoglioni, a mio avviso? Allora, faccio... Merda! In più c'è questo cagaminchia qua. Che palle. Ok. Più che altro poi in questi spazi un po' stretti non è facile gestirli. Ah, di lì devo andare, là in alto forse. Quello l'avevamo già letto, sì, ho sbagliato strada, perdonatemi. Da qua. Ah, non so se avete visto una cosa, ragazzi. Adesso ve la faccio vedere. Vedete che se dopo ogni balzo a muro il salto si resetta? Ecco. Però... Invece quando fate uno scatto non si resetta, nel senso, adesso vorrei farvelo vedere. Se faccio scatto e battito d'ali, guardate. Esempio, scatto e battito d'ali, non posso rifare lo scatto subito, avete visto? Allora, comunque andiamo avanti, se no perdo tempo per niente. Qua potrebbe esserci qualcosa, eh. Eccolo. Ma l'avevo schivato. Allora, calma e sangue freddo con lui. La cosa buona, ragazzi, è che adesso... No, ma dai. Non ci sono più le cagaminchia che c'erano prima in giro, no? No, ho sbagliato. Vedete? È stato più facile batterlo comunque. Ti danno un botto di geo, eh. Non ho giocato benissimo, ma è stato più semplice perché non c'erano i fantasmini a rompere i coglioni. Faccio vedere un'altra cosa, guardate. Avete visto? Qua, quello lì è appunto un muro frantumabile. E lo potremo sbloccare appunto dopo aver battuto il boss. Allora, qua in basso ci deve essere qualche rompicoglioni, sicuro. E se non sbaglio... qua è fastidioso adesso. Vedete, qua è fastidioso anche perché si è messo in un punto che mi risulta difficile. Ma che palle, qua è scomodissimo affrontarli, eh. È davvero scomodo. Salve.
Allora. No, quelle sono una rottura perché appaiono dal nulla. Vedete, qua sblocchiamo questa. Torniamo sui nostri passi perché qua ero già stato, appunto. Ah, torna, non è vero. Ma torna anche lo stronzo, dite? No, gli altri non tornano. Come si chiamano poi che non... Manipolatore di anime. Questi non tornano. Un secondo, ragazzi, che bevo. Che due coglioni. Veramente provo un odio profondo per questi nemici. Poi qua sono, ripeto, sono scomodissimi da affrontare. Ottimo. Sopra. Ok, la musica comunque è davvero fantastica. Cioè, le musiche sono meravigliose, vaffanculo. È morto anche quello sopra, avete visto? Ah, ma che, guardate che è utile Spine dell'Agonia. Questo per intenderci, per chi non avesse seguito i miei video precedenti. Ci siamo, ragazzi. Forse siamo giunti all'area della boss fight. Ah, non ancora? Stronzo. Avete visto? Addirittura con un sol colpo l'ho battuto quello. Ma merdone. Come mai non è morto? Forse... Forse quello là è morto perché gli ho tirato il colpo anima d'ombra e gli ha rimbalzato indietro il suo colpo? Può essere. Guardate qua. Vedete che scricchiola? Allora, qua esce qualche altro rompicoglioni sicuro, garantito. Ah, l'ho colpito due volte, ecco perché. Ha preso doppio danno, quello fa più di un danno, l'anima d'ombra. Qua sembrerebbe che ci sia un segreto perché... Ok, dall'alto si viene giù poi. Da lì per forza. Qua ci deve essere... No? Strano perché... Vedete che lì sicuramente c'è un segreto, ma non mi ricordo come ci si arriva. E qua scricchiola, ma... Devo far arrivare dall'alto io. Vabbè, poi lo vediamo, dai. No, perché non sei aggrappato? Tua sorella, quella rin... Allora, qua in alto. Ecco, bene. Ah, qua devo stare attento. Forse c'è un frammento di maschera, ma escono una marea di nemici, eh. Devo stare attento qua. Benissimo, aggiornato. Dobbiamo leggerlo. Quelli mi pare fossero gli insani, eh. No! Ah, pensavo fossero finiti. Posso avere un po' di pace? Ho sentito dire che il segreto che questi sciocchi stavano cercando era l'immortalità. Vivere per sempre. Non ho mai sentito niente di così osceno.
No, ricordavo male. Oh, cazzo! Dominatore di incantesimi, ragazzi. Adesso poi vi vado a leggere la descrizione. Ero convinto ci fosse un frammento di maschera. Vabbè, ricordavo male. Comunque, un amuleto. Ma avete rotto. Ecco, la cosa brutta è quando non avete la visuale di quello che c'è di là. Avete visto, ho preso danno perché non mi aspettavo il nemico. Allora, vi leggo la descrizione. Costo 2. Riflette il desiderio del sacrario delle anime, di poter padroneggiare le anime. Migliora la capacità di lanciare incantesimi. Questo è utile, riducendo il numero di anime necessarie per farlo. Quindi possiamo sia curarci più volte in teoria che appunto lanciare più anime d'ombra. Allora, ci siamo, ragazzi. Di là c'è la rana della boss fight. Qua vi fa ripristinare la vostra anima. Ah, tra l'altro l'entrata in scena di questo boss mi piace particolarmente. E è un boss abbastanza facile, soprattutto ora che mi sono un po' potenziato, però vale sempre lo stesso discorso, non sottovalutatelo. E in più devo rimpararmi il moveset, vabbè. L'entrata è veramente epica di sto boss, a me piace molto. Guardate quell'ombra che si alza e poi viene verso di voi. Guardate che figata. Maestro delle anime. Colpitelo sotto. Attenzione a evitare i suoi colpi. Fa questo, balzategli in testa. Occhio a questa. Si può colpire, però vedete poi c'è il rischio di venire colpiti. Vedete, fino a due colpi li potete dare, occhio al balzo lì, saltate. Si è stordito e ora posso permettermi di colpirlo. Quando fa questa, vedete, saltate, colpite e cercate di evitare le sue robe magiche. Volevo farvi vedere un'altra cosa. Quando fa lo scatto, avete visto, avete la possibilità di colpirlo due volte, saltandolo in testa e poi colpendolo alla schiena. Vediamo, ha visto? Ho usato l'anima d'ombra, qua saltate perché rilascia l'onda d'urto. Ah, volevo fare una cosa ma ho azzardato. No, ho sbagliato. Questo è figo. Nel senso che qua uno pensa di aver sconfitto il boss, ma in realtà ci sarà un'altra fase. Mi colpì molto questa cosa. Quando feci la mia prima run e mi lasciò anche un po' così impaurito. Prendiamo la nostra ricompensa, ragazzi. Avete visto che lui balzava? Ah, ecco. Ora vi spiego. Occhio, schivate. Vi faccio notare che quando impatta non rilascia più le onde d'urto, in questa fase. Ora è più difficile, ragazzi, Ora diventa particolarmente difficile perché vedete, vi continuano a inseguire quelle cose e non è facile schivarle tutte. Ritorno a questa fase dove non dobbiamo fare altro che schivare all'ultimo o anche saltando, vedete voi. E qua dobbiamo cercare di fargli. Ok, andato. Bel boss, gran bel boss il maestro delle anime, ora possiamo riprendere il potenziamento. Avete visto che lui colpiva il terreno, no? Faceva la picchiata, ecco, è molto figa sta cosa, la sua abilità è quella che ci permetterà appunto di abbattere dove ci sono le rocce frantumabili, no? Finalmente potremo appunto poi andare in punti dove prima non potevo andare perché non avevo questa abilità e ho lasciato delle puntine in giro, ad esempio qua se non erro. C'era appunto un muro frantumabile. Me ne ho segnati anche altri in giro, eh. Comunque, prendiamo.
E poi vi leggo la descrizione del boss. Questo è facile, la sua versione potenziata è veramente forte. Impeto devastante. Premi pallino mentre tieni premuto giù per colpire il terreno con un'esplosione di energia. Gli incantesimi consumano anime e rigenera le anime colpendo i nemici. Allora, venendo poi su, appunto, sul suo cadavere qua avanti, potremo accedere appunto alla sua versione potenziata. Ripeto che è davvero forte, il tiranno delle anime si chiama. Leggiamo, maestro delle anime, a capo del sacrario delle anime, accumulava anime sperando di riuscire a respingere l'infezione di Nido Sacro, ma è stato corrotto dal loro potere, quindi questa non era un'entità malevola, eh? Gli insetti di Nido Sacro tentarono ogni tipo di rituali e trucchi magici per liberarsi dell'infezione, ma non è servito a nulla. Forse l'infezione proveniva da qualcosa che era dentro di loro, a cui non potevano sfuggire. Non posso tornare sopra? No, da lì no. Vedete? Ora, usando appunto l'impeto devastante, possiamo distruggere quelle robe lì. Poi fa recuperare le anime qualora le veste le avete esaurite. Oh, buono Geo! Buono, buono. 334 Geo. 379. Questa era la ricompensa del boss, presumo, eh. Merda! Avete sentito? Vedete, fate attenzione molto ai rumori. Qua c'è appunto una parete frantumabile, un terreno frantumabile. Quindi facciamo la picchiata. Saltate e premete giù cerchio. Registro Cenda. Un pensiero per queste anime logorate. Attraverso la loro grazia. No, noi ci siamo evoluti. Adesso nessuna afflizione della mente potrà sopraffarci. Ok, visto che ho. Ah, non posso passare di qua, devo per forza. Prendiamole queste qua. Distruggiamo qua. Fa anche danno, ovviamente. Non è che funge solo da merda. Non è che funge solo da, insomma, da magia per procedere in alcune zone, fa anche danno, guardate. Cioè, fa proprio danno, eh. Questa. Che palle, ma quanti sono? Qua sto prendendo danni da pirla. Ma soprattutto, cosa mi ha attivato questa leva? Ah, questa ha sbloccato, forse. No, stavolta non mi fotti. Sigillo di Nido Sacro, uno degli oggetti che si possono vendere. Oh, buongiorno. È qui nella città delle lacrime, poi che si incontra il tizio dove gli possiamo vendere le cose. Però, se non sbaglio, è in questa parte qua, più o meno. C'è un piccolino, una larva in giro, ho sentito il verso? Bello questo contenitore qua. Che pirla, ho preso anime che in realtà però ero pieno. Probabilmente sarà qua il piccolo, dite? Cazzo, là sì, ma non posso più prenderlo adesso. No! Rimbalzino. Dopo aver rimbalzato su un nemico si può rieffettuare il doppio salto, non so se avete notato, eh. Ad esempio, guardate, doppio salto, rimbalzo, posso rieffettuare il doppio salto. Ma vai a fanculo. Cioè, sto prendendo più danni da questi che dal boss, allucinante. Allora, dicevamo, la larvetta, mi sa che non posso prenderla ora, eh. A meno che, fatemi pensare. Fatemi provare una cosa.
No. Forse ho capito. Ah, merda. Ho sbagliato completamente. Qua torniamo indietro. Ok, lo posso prendere così allora. Devo usare il battito d'ali. Così. Ecco. Non ho ancora capito cosa dice. Sembra che dicono bubble o babbo. Babbo. Beh, comunque per ora sono abbastanza soddisfatto. Secondo me sta uscendo una bella serie. Vedete che adesso brilla. È già possibile riaffrontare la sua versione potenziata, ma adesso non è una buona idea. Siamo un po' troppo deboli. Allora, vediamo un attimo. Mettiamoci. Lui è qua sopra, però vabbè, ma la puntina qua va bene. Mettiamoci una puntina giusto per ricordarci che poi dovrò venire a sconfiggerlo. Una vaffanculo. No. Boom! Che figata quell'abilità. Allora sì, devo andare lì, ma volevo un attimo. C'era. Ce n'era qualcuno di qua, di quei. No, vabbè, andiamo di là. Boom. Ed eccoci qua. Devo poi rimappare la zona perché al momento sono un attimo, non dico perso, ma quasi. Infatti adesso torniamo alla panchina. No, vabbè, là c'era solo quello, ok. Quanto siamo di tempo? Ma sì. Allora, tanto la panchina è qua. Eccola qua. Bene, almeno ora è mappato anche praticamente tutto il sacrario delle anime. Adesso ragazzi, devo scendere. Qua non posso ancora andare perché è chiuso. Devo controllare tutta questa zona bene. Salve. Ma. Ah, cazzo, andava giù, che pirla, vabbè. Il problema è che adesso va su. No, ok. Devo richiamarlo e colpirlo un'altra volta. Ora va giù, ok. No, a parte che sì, qua non eravamo stati, eh. Ah no, sì. Qua abbiamo detto che è chiuso, giusto? Fatemi controllare al volo. Ci arriva dall'altro lato, sì, c'è la porta qua. Ma che bella la musica, madonna mia, troppo meravigliosa. Allora, quindi andiamo giù. Qua c'è il. C'è giù l'ascensore qua, potrei prendere danno. Ah no.
lì eravamo andati, infatti sì. Ok, quindi sotto. Bene, ecco qua. Forse c'è, eccolo. Ragazzi, questo è il personaggio appunto a cui potremo vendere questi oggetti qua. Diario del viaggiatore, sigillo di Nido Sacro, idolo del re. E poi ci sarà anche un altro oggetto che non ho ancora sbloccato, che appunto potremo venderli. Comunque adesso andiamo a dialogare con lui. Ogni oggetto ovviamente è vendibile per più prezzo o meno prezzo, in base alla rarità. Morrison Gian. Lem, il cercatore di reliquie. Bene, bene, sei venuto in cerca di oggetti rari? Beh, giù le mani, questa collezione è mia e io non la vendo a dei luridi, piccoli vagabondi. Comunque, immagino che tu abbia trovato degli oggetti interessanti durante i tuoi viaggi. Magari vuoi separartene? Ti farò un'offerta equa per ciascuno dei tuoi oggetti. Velmi Artred. Velmi Aptrax. Vedete, ad esempio, questi qua valgono 200 geo l'uno. I diari del viaggiatore, questi 450, questo 800, e in teoria l'ultimo dovrebbe valere ancora di più. La cosa brutta è che non vi li fa vendere tutti contemporaneamente, vedete? Cacheo, lì esoki. Un diario del viaggiatore, eh? Anche se è piuttosto comune trovarli nel reame, mi diverte molto decifrarli. Messi tutti insieme raccontano una storia macabra. Sembra che il fatto sia crudele con chi si è avventurato nelle rovine di Nidio Sacro. Velmi Artred. Vedete, solo uno alla volta ve ne fa vendere, non ve li fa vendere tutti in massa. Però vabbè, e ad ogni vendita ci sarà un nuovo Cacheo, lì dialogo. esoki. Non hanno molto valore, ma se ne trovano tanti nelle caverne. E dubito che troverai qualcun altro disposto a scambiarli con dei geo. Velmi Artred. E appunto ogni volta che gli vendiamo le robe ci sarà un dialogo nuovo. Vendiamone anche uno di questi, da 450. Cacheo, lì Un esoki. sigillo di Nido Sacro, Molto interessante. Hai mai sentito parlare dei cinque grandi cavalieri del reame? Sono figure venerate a Nido Sacro, spesso menzionate negli annali del reame, ma solo come gruppo. I loro nomi e il loro aspetto sembrano essere stati cancellati dalla storia. È passato tanto tempo dalla loro epoca. Sarebbe un'impresa eccezionale scoprire le loro identità. Velmi Artred. Io direi di vendergli un altro di questi, poi siamo a posto con i geo, anche se effettivamente di geo ce ne serviranno molti, eh. Morrison Gian. Un altro sigillo di Nido Sacro, dai qua. Ah, adoro collezionarli, ma si hanno poche informazioni a riguardo. Però conservano sempre il loro splendore e non c'è niente di male ad apprezzare qualcosa unicamente per le sue qualità estetiche. Velmi Artred. Tra l'altro si può parlare, vedete, qua comprate, qua ascoltate. Cacheo, lì esoki. Non toccare i prezzi d'antiquariato, la mia collezione non è in vendita. Però se hai trovato dei reperti interessanti durante i tuoi viaggi, sono pronto a fare uno scambio. Avvicinati al bancone e fammi vedere cos'hai. C'è Velmi Artred. una storia dimenticata, nascosta negli antichi reperti di questo reame, ma pochi sono interessati a scoprirla. Molti vanno solo in cerca di tesori negli anfratti e nelle rovine. Pua. Predatori e ladri, esseri spregevoli. Velmi Artred. Stai ammirando il mio negozio? Non sono mica un abusivo. Prima che arrivassi io, questo posto era completamente vuoto e non c'è più nessuno in vita che lo possa reclamare. Se vuoi una tua abitazione in questa città, allora va altrove, possibilmente in un altro edificio. Io sono più che soddisfatto in compagnia solo delle mie reliquie, non voglio vicini. Helmut Delker. Penso che abbiamo parlato abbastanza. Ho delle reliquie da pulire, dei testi da decifrare. Fila via. Non è questo non è un museo. Abbiamo esaurito i dialoghi, mi sa. Helmut Vedete, Delker. sì. E lui, appunto, è un personaggio molto utile perché, appunto, ci dà la possibilità di ottenere molti geo, eh. A dire il vero, potevo venderli tutto direttamente, però teniamoli giusto per. Vendiamone ancora Velmi Artred. uno di questi. Ecco Morrison Gian. qualcos'altro per me? Se non è così, porta fuori di qui le tue zampe umide. Velmi Artred. Bene, questo l'abbiamo visto.
tra l'altro è segnato sulla mappa, come potete vedere. Allora, ok, prendiamo questo. Cavolo, però ho lasciato indietro nel sacrario delle anime dove c'era la roccia e non capivo dove si... Ti ho detto che bisognava arrivare da sopra per distruggere, minchia. Dovrei tornarci. Vabbè, a parte che tanto nel sacrario delle anime ci dovrò tornare per fare poi il boss qua. Però appunto non ho capito là dove si frantumava la roba, eh. Vabbè, lo vediamo poi. Avrei dovuto mettere una puntina, sono stato un pirla. Un meccanismo con una serratura semplice. Usare una chiave semplice. Allora, qua potrei usarla. Usiamola anche se io non voglio andare qua ora. Perché qua andiamo in un'altra zona. Però aspettate, forse è la zona che ci ricollega poi all'antico bacino, eh. Ecco, prima di andare di qua, andiamo un attimo di là a sinistra. Ma di qua... No, di qua ero stereo già stato. Quali si suicidano là? No, ok, allora direi... Quanto manca? Mezz'ora? Il problema è che è lontano da qua, la stazione di Coleottei. Cavolo, altrimenti iniziavo già ad andare magari a fare un po' di backtracking, a prendere un po' la roba che ho lasciato indietro, vabbè. Come mai ho messo la puntina qua? Ah, già... Appunto qua... Dovevo usare il... come si chiama? L'impeto devastante, ma appunto non ce l'avevo ancora. Ora potremo andare qua. Facciamo così, ragazzi, proseguiamo di lava. Allora, poi devo anche buttarmi là. E di qua non mi ricordo dove andiamo. Ah, guardate quella statua. Molto importante quella statua. Hornet. Ci incontriamo ancora, piccolo fantasma. Di solito non ho difficoltà a giudicare chi incontro, ma te... ti ho sottovalutato, anche se da allora ho capito la verità. Tu hai visto al di là dei confini del reame, la tua tenacia è nata da due vuoti. Non è una sorpresa, dunque, che tu sei riuscito a raggiungere il cuore di questo mondo. Così facendo, scoprirai quale sacrificio lo sorregge. Hakana Sagamos. Se una volta scoperta questa verità, tu volessi ancora un ruolo nella sopravvivenza del Nido Sacro, balla a ricerca della tomba di cenere e del marchio che donerebbe a uno come te. In memoria del Cavaliere Vacuo, nella cripta oscura, molto lontano, grazie al suo sacrificio, Nido Sacro vivrà in eterno. Ricordatevi Cavaliere Vacua, che è molto importante. Tempio dell'Uovo Nero è stato aggiunto alla mappa, vedete? Allora, vediamo. Qua posso andare. Qua è sbarrato, presumo si apre proseguendo di qua, almeno credo. Barbone, questi qua sono nuovi, eh. Guardate che poi scappano, vedete? Dopo due colpi scappano, non ci avevo fatto caso a questo particolare.
Adesso leggiamo la descrizione. Avete visto quel particolare? Vedete, vi attacca. Vedete, dopo due colpi scappano, però è interessante questa cosa. È molto interessante. Allora, leggiamo la descrizione dei nuovi nemici, che poi vabbè. Forse non è neanche corretto chiamarli nemici. Una volta membro dell'altra società dell'Indio Sacro, capacità offensive limitate. Relitto pavido. Una volta membro dell'altra società dell'Indio Sacro, anche se è stato reso aggressivo dalla forza che ha dentro, talvolta gli antichi istinti lo spingono ancora a fuggire dal pericolo. Infatti avete visto che dopo due colpi sfuggono. Ma non mi ricordo se di qua si va alle frontiere del reame, un luogo che ora preferirei evitare. Quanto manca? Ok. Ci ha aggiornato. Oh, ucciso uno di quelli. Senza. Relitto ingordo. Una volta membro dell'altra società di Nido Sacro, usa il suo grasso corpo come arma. Non mi ricordo che moveset hanno, vediamo. Solo quel balzo lì? Sì. 4000 geo abbiamo, possiamo fare un po' di cosette. A parte che i geo poi partono velocemente, ragazzi, eh. Qua. Non so dove andare prima, vediamo un attimo. Qua c'è l'ascensore, eh. Di là si prosegue. Allora, prima a sinistra. Qua. Allora, non scappa adesso, strano. Vedete, ora sì. Mi dispiace quasi abbatterli queste creature che sono innocue. Non vedo un cazzo, ok, lì è chiuso. Ah, che merda! Due di questi potrebbero essere una rottura di coglioni, ma... vaffanculo. Ma con questo risolviamo il problema, come potete vedere. Qua è chiuso, qua è un bel casino adesso. Oh, là c'è una panchina, ottimo. Ma no, ma avevo schivato, non mi ha preso la schivata, dai. No. Vedete che guardare sotto è importante. Oh, quelli sono forti, eh. Il problema è che c'è anche l'altro là con la lancia che potrebbe darmi problemi, quindi facciamo così. Vai a fanculo. Però... Merda. Questi qua, saltandoli in testa, possono contrattaccare se non vado errato, eh. Vediamo se ho ragione. Vedete, sì. E vi fanno doppio danno. Vediamo di curarci. Si riesce, però poi dovete schivare. Merda. Pensavo di fare in tempo. Questi sono veramente forti, eh. Vedete, dopo il colpo in testa dovete schivare subito, eh. Velocissimamente. Eh sì, infatti ho fatto in tempo lì. È meglio attaccare dopo che si scoprono, vedete, fanno la doppia combo in teoria. Non sempre la fanno. E poi sono punibili, eh. Hanno anche molta vita ora, eh. Anche alla schiena si possono attaccare dopo averli colpiti dall'alto. Questi qua sono tostarelli, devo dire.
non posso più tornare in alto, cazzo. Sì. Anche perché là in alto c'è la panchina, eh. Vorrei usufruirne. Benissimo. Almeno ci ha aggiornato anche la mappa, vediamo un po'. Ah, Gran Sentinella. I resti animati di una Gran Sentinella, l'elite della guardia cittadina, combatte con guscio e grandaculeo. I suoi potenti attacchi causano gravi danni, infatti avete visto che fanno più danno. Allora, qua sopra devo andare. Qua c'è uno dei tre. Ah, cavolo. Si sono rigenerati tutti, eh. Però vabbè, no problem. È una bomba l'anima d'ombra, avete visto che danni? Ah, tornano anche quelli grossi, e sti cazzi, noi me ne vado. Ma come diavolo... Ah, ho aperto di qua allora, ok. Ah, che palle questi, cazzo. Questi qua mi stanno proprio in culo, eh. Ma sapete che io ho un problema con gli esseri volanti, li odio. Ma... Ah, no, qua è chiusa, si sblocca poi tirando la leva là, quindi di qua. Quasi sono abbastanza innocui anche loro, eh. 40 minuti, tra un po' mi devo fermare, 42 per l'esattezza. No, ho sbagliato, cazzo. Ok. Non mi ricordo se qua si va dove penso, vediamo. Oh, che palle. Quello lì, affrontarlo lì è difficile perché vedete che non ho neanche lo spazio per evitare da... Fatemi vedere una roba, va. Comunque sotto devo andare, guardate anche i quadri. Vorrei farla fuori più che altro. Prende danni anche con lo scudo, con l'anima, vedete? Ok. Vedete che è punibile? Si fanno, basta prendere le distanze giuste e vabbè, non fare cazzate. Tipo quella. Vedete, posso dargli un colpo e poi schivare. Due è ancora azzardato, infatti. Quanti geo? 80 geo, non è male. 80 geo però, avendo equipaggiato questo, ragazzi. Avidità fragile. Là c'era un nemico, tra l'altro, qua. Cioè, un nemico. Qua a sinistra cosa c'è? Ah, ok, guardate. Qua si sblocca questa. E torniamo sui nostri passi. Fatemi vedere una cosa. Allora, devo andare su. Qua mi sembra di aver visto tutto. Là c'era una lava. Oh cazzo. Oh, non mi ricordavo questa boss fight qui. Questa è anche piuttosto difficile, eh. E rischio di perdere 4659 geo.
Quanto manca? La panchina è piuttosto lontanina, perché è rischiosa farla adesso. In più vorrei farla, però qua con questa boss fight è meglio avere equipaggiato la concentrazione rapida di modo che appunto ci curiamo più velocemente. La boss fight lì è abbastanza tosta. Di qua invece. Sempre lì finisco. No, qua c'è questo. Sto rischiando. Mamma, pure sto cagaminchia. Quello va eliminato, ma vai a cagare male. Quello va veramente eliminato. Dai, vieni qua. Bravo. Vedete, scattate subito via dopo averlo colpito in testa, altrimenti vi fa doppio danno, eh. Un colpo e basta. Ah, che errore, che errore. E qua andiamo a prendere il piccolino, eh. Che era quello che si vedeva da di là in teoria. Qua? Ok. Ma ripeto, non mi sento adesso di fare la boss fight anche perché ho poco tempo, davvero poco tempo. A parte che non sono neanche sicuro di riuscire a farcela attualmente. Sì, oddio. Magari eventualmente ce la proviamo nel prossimo video, eh. E tra l'altro quella boss fight bisogna farla per poi poter arrivare qua, mi sa. Qua, alle terre del riposo, probabilmente qua c'è una roba da distruggere appunto con l'impeto devastante, vedete, per andare giù. Adesso ripeto, il gioco diventa enorme, cioè guardate la mappa, si estende veramente in una maniera incredibile. Ma io direi di tornare alla panchina e di fermarci qua per oggi. Un po' di cosette le abbiamo fatte. Che pirla, posso andare giù da là, che faccio prima. Lasciamolo lì, povero. Ah, cavolo, mi sembrava di aver visto, forse. E qua? Ecco, questa è un'altra zona dove dovrò andare. Avete visto? Potete dargli un colpo alla schiena dopo aver schivato, se riuscite. Qua due colpi invece, dipende appunto da... Qua si scopre... Insomma, poi capite come affrontarli, non sono poi così difficili. Però il problema è che se vi colpiscono vi beccate doppio danno. Hanno una marea di vita anche perché il mio cooler non è poi così potente al momento. Potenziandolo ci vogliono molti meno colpi per abbatterli, eh. Il problema è che qua c'è una panchina, ma mi sa avanti, eh. Fatemi vedere una roba. Qua dove si va? Vi odio, sappiatelo. E non si aggrappa? Ma no. No, non si aggrappa. Ecco, qua preferisco non andare ora, anche perché... Perché non ho la mappa di quest'area qua. Non ho neanche il tempo per fare sta zona adesso. Quindi, ragazzi, torniamo alla panchina, va che mi conviene. Allora, se fossi sicuro che qua poco più avanti ci fosse una panchina, andrei, ma non ne sono certo.
Adesso poi facciamo i pronostici per il prossimo video, eh. Vediamo un attimo anche come muoverci. No, quelli mi dispiace ucciderli, li lascio lì, va. Anche se effettivamente mi danno geo. Questo qua attacca, quindi facciamolo fuori. Mo' per andare alla panchina. Poi nel prossimo video mi porterò già qua, ragazzi, qua sotto. Così poi proseguiamo da lì e vediamo un attimo. Oddio, a dire il vero, potrei anche fare un'altra cosa. Panchina di qua. Allora, qua. Perché non si aggrappa? Ma veramente no? Ma strano che non si aggrappa lì, eh? Ah, infatti. Quindi adesso facciamo il punto della situazione un attimo. Mappa aggiornata. Facciamo il punto della situazione per il prossimo video. Allora, io potrei fare eventualmente due cose. Allora, che cazzo. O prendere, però di là è meglio andare dopo. Se non sbaglio, di qua ci sono le frontiere del reame, non ne sono certo. Comunque c'è una marea di roba da fare. E tipo potrei andare qua sotto e qua in teoria appunto ci ricolleghiamo all'antico bacino. Oppure potrei eventualmente, prima di iniziare a registrare il video, tornare qua per usare appunto la sezione dei coleotteri e iniziare a spostarci appunto per andare a prendere le. Per vedere dove ho messo le puntine, che possiamo proseguire per fare, iniziare a fare un po' di backtracking. Lo valuto, eh. Nel caso lasciatemi nei commenti cosa preferite che faccio. Però vabbè, poi quello comunque lo valuto, ripeto. O eventualmente potrei prendere, andare sopra e provare già a fare questo, già che siamo qua, a sconfiggere quei boss lì. Non sono certo appunto di riuscire a farli, però visto che appunto se vorrei, voglio fare quei boss lì mi conviene cambiare il mio set d'amuleti e facciamolo subito. Quindi questo che occupa due lo togliamo. Io toglierei questo e toglierei questo. E metterei la concentrazione rapida che comunque aiuta. Quella è una boss fight difficile perché il boss non è uno, eh. Cioè sono più nemici ed è abbastanza tosta. Non è neanche facile da spiegare come boss fight. Bene ragazzi, detto questo, allora poi penso a cosa fare nel prossimo video. Ripeto, magari andiamo qua, facciamo il boss e poi valuto se proseguire da qua e andare qua. O appunto tornare eventualmente qua, scusatemi qua. E spostarci, lo vediamo, dai. Detto questo, spero che questo video di Hollow Knight vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella lì.